Ciao amici del Pilates, come va? Bene, è venerdì e siamo alla sesta lezione Pilates, sesta lezione di Pilates, quindi vuol dire che dovete avere fatto le altre, quindi congratulazioni se siete arrivati fino a qui, avete iniziato un bel percorso. Fatemi sapere come state, ma soprattutto iscrivetevi, no, soprattutto fatemi sapere come state e se desiderate iscrivervi, io ovviamente mi farebbe molto piacere. Bene, allora, niente, andiamo avanti con il lavoro, che dite? Quindi, sapete perché per queste lezioni non utilizzo nessun tipo di attrezzo se non il materassino, quindi se non avete ancora acquistato un buon materassino troverete un link per un materassino diciamo di qualità media, ecco, con un prezzo accessibile. In fin dei conti non è un uso professionale che dovete fare del materassino, per cui non spendeteci tanto, la cosa importante è che abbia almeno un centimetro e mezzo di spessore, perché nei roll up e nei roll down la colonna si potrebbe, diciamo, non dico danneggiare, però potreste avere fastidio nei movimenti. Fantastico ragazzi, sesta lezione di Pilates, quindi piazziamo il corpo, senti bene i piedi, anche le dita dei piedi voglio che sentiate, la linea del metatarso, l'esterno del piede, il centro del tallone, gambe parallele, arrivo a piazzare bene l'osso sacro, imprimo le costole, allungo la colonna per creare proprio autoallungamento in tutta la colonna. Posizioni neutre del bacino e posizioni neutre della testa, quindi le colonne portanti del vostro corpo sono osso sacro, dorso, la parte inferiore del dorso e la parte posteriore della testa, lo sguardo in alto. Per chi dovesse essere in iperlordosi costante o iperlordosi sia a livello lombare che cervicale, può assumere la posizione di imprint, quindi fai aderire la colonna a terra e cerca di portare il mento alla gola. Provate altrimenti a recuperare la posizione neutra, che è un ottimo esercizio per tutti. Ribadisco poi, questi dettagli andrebbero di persona con l'osservazione diretta, diciamo, valutati, quindi se vi interessa potete usufruire del servizio appunto delle lezioni a pagamento su Skype. Vi lascio il link sotto in descrizione, si dice. Allora, sigla che non l'ho ancora fatta e adesso iniziamo. Oggi vorrei essere molto rapida, quindi aumentare il ritmo di esecuzione degli esercizi oltre che aumentare il numero degli esercizi. Quindi avete piazzato il corpo, avete portato l'attenzione al corpo, a tutte le parti. Iniziamo a sciogliere le spalle sollevandole alle orecchie e abbassandole. Inspiro, le sollevo, fuori l'aria, cammino con le dita verso la punta dei piedi ancora una volta. Andiamo a sciogliere un pochino, porto le braccia sulla verticale, i palmi si guardano, tenete forti le dita delle mani. Inspiro, immagino di andare a toccare il soffitto, fuori l'aria vicino le scapole, dietro la schiena, vai a sciogliere l'aria scapolare, inspiro su e fuori l'aria giù, inspiro, vado a toccare il soffitto e fuori l'aria giù, ancora una volta, sciogliti bene, inspira e fuori l'aria, giù le braccia molto vicine al corpo, dovete proprio sentire le braccia vicinissime, tanto che adesso con 3 respirazioni profonde, inspirando le costole vanno ad espandersi lateralmente, posteriormente, una frazione di secondo di sospensione del respiro dove attivo in superficie il pavimento pelvico, fuori l'aria, attivazione della powerhouse, dall'attivazione profonda del pavimento pelvico, contrazione ascendente dal basso verso l'alto fino a sentire bene il girovita. In sintesi basta dire powerhouse e tutto questo avviene. Se avete dubbi, non avete mai sentito parlare di powerhouse, ripetete la prima lezione e soprattutto i video relativi ai principi di base. Ancora 2 respiri profondi, inspiro, espando, Cerco di mantenere sempre le posizioni neutre senza aggiungere tensione ai muscoli, solo posizioni corrette. Ancora un respiro profondo, forza insieme e fuori l'aria, bene, fantastico ragazzi. Portiamo le gambe a tavolino, le braccia sulla verticale con i palmi che guardano in avanti. Per 3 volte apro la posizione, i piedi toccano il pavimento, le mani probabilmente la vostra libreria. Inspiro, apro la posizione ma non cambio l'assetto nella box centrale, apro, inspiro e trascino le braccia e gambe nella posizione di inizio dalle powerhouse inferiori e superiori. Quindi immaginate che voi continuate con questo movimento, nel ritorno sono le scapole che trascinano le braccia e la powerhouse pelvica e addominale che trascina le gambe. Appoggio un piede, appoggio l'altro, stendo una gamba, stendo l'altra. Lascio le gambe leggerissimamente separate, io separo le braccia un po' per avere, soprattutto per trovare spazio. Adesso trovate la stessa posizione neutra, malgrado l'estensione del corpo che tenderebbe a portare ad inarcare la schiena. Quindi sacro in appoggio, imprimo le costole, scapole giù, sentite sempre la box nella stessa posizione. Solleviamo la gamba destra e la gamba sinistra e manteniamo, proprio sfiorate il pavimento sia con la gamba destra sia con la sinistra e sentite quanto coinvolgimento nella muscolatura stabilizzatrice dobbiamo esercitare. Scendo, l'altro incrocio, stacco di poco, braccio destro, gamba sinistra, giù il sacro, giù le costole, tengo per 5, 4, 3, 2, 1 e scendo, l'altro incrocio, stacco e tengo, 1, 2, 3, 4, 5, scendo, l'altro incrocio, braccio destro, gamba sinistra, stabile la box al centro, 1, 2, 3, 4, ultima ripetizione, stacca un braccio e una gamba opposta, 1, ma stabile la powerhouse al centro e approfondita. Dall'altra parte stacco, sapete che questa è la fase dove dobbiamo intonizzare, sincronizzare il nostro corpo con i muscoli stabilizzatori. Fantastico ragazzi, braccia lungo i fianchi, unite i talloni, separate un pochino le punte dei piedi, strizzate i femori, sentite la posizione neutra del corpo, inspira. Fuori l'aria, solleva la testa e le spalle, allungati con le braccia come per toccare la linea dei piedi, strizza forte forte le cosce tra di loro, stacca, 5 respiri profondi, andrete qui, bassissime le gambe, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, resisti, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ancora, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, ultimo, e giù. Fantastico, avete sentito solo la metà dei soliti 100, assolutamente molto più potenti. Braccia sulla verticale, scapole incastrate, i piedi si fanno flex. Inspira, fuori l'aria, solleva la testa fra le braccia, guarda la punta dei piedi e svuota completamente i polmoni. Ora inspirando saliamo sedute. Inspiro e torno alla colonna, vado ad allungarmi, sento come l'osso sacro che mi tira verso i talloni, le punte delle mani vanno a toccare il divano che ho di fronte. Inspirando spingo indietro le ultime costole e fuori l'aria, scendo ancora. Inspiro, sono supina, ferma così, fuori l'aria, solo sollevo testa e spalle, fuori, 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 fuori. Il respiro mi aiuta a salire, stese bene le gambe, tirati, 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 fuori, fuori l'aria, bene. Inspiro, spingo le ultime costole indietro, mentre i talloni invece tirano in avanti. Calmo il respiro, fuori l'aria, bene, ultima ripetizione insieme, inspira, fuori l'aria, sollevati, svuota i polmoni, guarda bene la puntina dei piedi, strizza i femori, respirando, ma soprattutto sentiti respirare mentre sali. E fuori l'aria, allungati, allungati, crea sostegno nel girovita, fuori l'aria completamente, inspirando scendo e giù le braccia, sulla gamba. Oggi partiamo dalla sinistra, sulla gamba sinistra ma schiaccio l'anca destra giù, inspiro, incrocio la gamba, la porto tutto a destra, scendo fino a sfiorare il piede e sulla gamba verso il petto, inspiro, incrocio, fuori, 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 ampio il cerchio più del solito, inspiro e fuori l'aria, ancora due, in e fuori l'aria, ultimo, in, lungo il collo, fantastico, cambio giro ragazzi, inspiro, apro, ampio cerchio, vado con il piede sinistro a sfiorare il destro e tiro sulla gamba verso il petto, apro, in e fuori l'aria, due e fuori l'aria, tre, apro bene il petto, fuori l'aria, 4, forza per l'ultimo, inspiro e stabilizzati bene, fletto il ginocchio al petto, stendo la gamba e cambio gamba, porto il ginocchio destro al petto e prepara lentamente la gamba destra sulla verticale, schiaccia con forza l'anca opposta alla sinistra giù, che è quella che tende a salire, ok, lunghe le braccia, lungo il collo, inspiro, porto tutta la gamba destra a sinistra, disegno un cerchio sfiorando con il piede destro e il piede sinistro, ampio il cerchio, quindi tira bene la gamba verso il petto, inspiro, incrocio, fuori l'aria, ampio cerchio, in e fuori, 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 due volte ancora, in e fuori, 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 in e fuori, 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 reverse circles di one leg circles, apro la gamba destra in fuori mentre l'anca sinistra sta giù, disegna un ampio cerchio, sfiora il piede e su verso il petto, in, apro e tutto il cerchio in un ampio fuori l'aria, tre volte ancora, in e fuori l'aria, in e fuori l'aria, giù bene l'anca sinistra ragazzi, forza per l'ultimo, in, apro e fuori, 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 entrambe le ginocchia al petto, mani sopra le ginocchia, su con testa e spalle, aiutati a salire. Prepariamo insieme il rolling like a ball, mani davanti alle ginocchia, ginocchia al petto, powerhouse on, sentitevi proprio d'acciaio e sostenuti nel girovita, chiusi bene fra petto e cosce, dondolo all'indietro, insegui le ginocchia per tornare, giù le spalle bene, compatte, compatte, mi raccomando, schiena rotonda come una pallina, in, vado dietro, fuori, ritorno, in e fuori. L'aria che respiro dovete sentire che va a distendere proprio i tessuti della gabbia toracica, forza ancora tre, in, chiusi, 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 insegui le ginocchia, rotondi, attenzione, un errore tipico è buttare la testa indietro, assolutamente guardatevi l'ombelico, e stop, mi siedo un filino più indietro e mi sdraio. Riporto al petto le ginocchia, eseguiamo insieme i 5 abdominals, ginocchia al petto, su testa e spalle, apro, inspiro, braccia e gambe lunghissime, lunghissime, fuori l'aria, chiudo, tira le ginocchia al petto, ma spingi bene i glutei, l'osso avanti, l'osso sacro giù, inspiro, braccia lunghe, scapole nella schiena, fai adesso passare le braccia per fuori come se ti muovessi in acqua, apro, inspiro e fuori, 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 apro, in e fuori, 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 apro, in e fuori, 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 due volte ancora, forza, in, strizza bene glutei e femori, attivati, remi intenso ogni esercizio, forza per l'ultimo. Riposiamo la testa giù, fai una rotazione del collo a destra e a sinistra, sciogliti un attimo e ci prepariamo per single leg stretch. Ormai siete preparatissimi. Ginocchio destro al petto, mano sinistra al ginocchio, mano destra alla caviglia, tiro, 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 spingo giù il sacro, gamba sinistra, 45 gradi, cambio, tiro, 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 addirittura i gomiti me li potete alzare da quanto tirate il ginocchio al petto. I veloci adesso, 2 movimenti per inspirare, 2 movimenti per buttare fuori l'aria, in, fuori, fuori, in, fuori, fuori, in, fuori, fuori, in, resisti alta con testa e spalle, lunga la colonna, avanti i glutei, forza, forza, in, fuori, fuori, in, approfondisci, approfondisci, in, fuori, fuori ultimo, fantastico, giù la testa, fai una rotazione del capo a destra, una rotazione del capo a sinistra, prepara le gambe tese sulla verticale, sforbicia le gambe, punta le mani al polpaccio, alla caviglia, sollevati con le scapole, tira, 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 ampia scissor, fai una bella forbice con le gambe, cambio, tiro, 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 veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tesissime le gambe, forza, 10, 9, 8, 7, 6, fermi i glutei avanti, 5, 4, 3, 2, ginocchia al petto e giù la testa. Fai una rotazione del capo a destra, mi raccomando, ormai lo sapete, se vi dà fastidio il sollevamento della testa, lasciate la testa giù in appoggio, ok? Mani dietro la nuca, sostegno della nuca e del collo, mani sovrapposte, dita non intrecciate, altrimenti viene troppo da tirare con le braccia e con le mani, criss cross, siamo pronti, gambe a tavolino, inspira, fuori l'aria, sollevati, insisti, sali, approfondisci l'addome, sali 1 centimetro, approfondisci, sali di più e adesso incrocio, una gamba si stende in avanti e vado in twist con la parte alta del corpo, cambio al centro, sali 1, sali 2, sali 3, cambio, è l'ascella che va verso il ginocchio, attenzione non è il gomito, entrambe le scapole sono sollevate, i gomiti sono aperti, torno al centro, sali 1, 2, 3, cambio, torno al centro, 1, 2, 3, cambio, inspiro, torno al centro, 1, 2, 3, inspira, torno al centro, 1, 2, 3, inspira e mi fermo giù la testa, fai una rotazione del capo a destra e a sinistra, mani sotto l'osso sacro, sotto il bacino, stendi le gambe sulla verticale, inspira, le fai come cadere fino a 45 gradi, non di più, e torno 1, torno 2, torno 3. In 3 tempi approfondisco sempre di più la powerhouse e pensa di far risalire le gambe dall'attivazione della powerhouse. Inspiro, cado e fuori 1, fuori 2, fuori 3, inspiro, cado, fuori 1, fuori 2, fuori 3, inspiro, fai lavorare la powerhouse, dal pavimento pelvico in su le gambe ritornano, inspiro e tiro, 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 non più giù dei 45 gradi e tiro, 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 fai l'ultimo, inspiro e tiro, 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 fletto le ginocchia, a terra un piede, a terra l'altro, braccia lungo i fianchi, porto la testa a destra e a sinistra, un attimo di rest, porto le ginocchia a destra, porto le ginocchia a sinistra, sciogli un attimino la schiena, mi fermo al centro, porto un ginocchio poi l'altro al petto, le mani sono sotto alle ginocchia per salire seduti, sollevati con testa e spalle, spingi un po' in avanti le gambe, siediti al centro del tappetino per spine stretch forward gambe distese, se non riuscite ancora a rimanere con gambe distese e schiena eretta, state con un cuscino sotto al bacino oppure provate a flettere leggermente le ginocchia. Braccia protesi in avanti, immaginate una parete verticale sia davanti ai piedi e con i talloni dovete spingere via questa parete, sia una parete dietro la schiena alla quale rimanere in allineamento. Inspiro, elevo la colonna verso l'alto, fuori l'aria, stacco la testa dal muro, stacco il collo, stacco le spalle, le proietto in avanti mentre scavo indietro, verticalizzo quasi il tratto lombare, la powerhouse. È come se ci fosse un cilindro rigido verticale qui che mi impedisce di flettere in avanti la colonna. Torno diritta in linea con il muro. Inspiro, cresco e fuori l'aria scendo e allungo, 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 anche i talloni vanno bene in avanti. Il respiro mi aiuta a ritornare diritta e faccio la terza ripetizione. Fuori l'aria, scava, attivati, attivati nel girovita, dalla powerhouse, dal pavimento pelvico e ritorno. Separo le gambe, preparo dessò con le braccia fuori. Inspiro, eseguo un bel twist senza staccare. Sto andando verso destra, ma non stacco assolutamente l'anca sinistra dal mat. Mignolo al mignolo, mano dietro girata in alto, le braccia allungano nelle due direzioni opposte, fronte verso il ginocchio, approfondisci l'addome, scendi di più, approfondisci 2, approfondisci 3, torno in posizione diritta. Dall'altra parte, punto mignolo al mignolo, fronte al ginocchio, palmo della mano dietro in alto, braccia che allungano nelle due direzioni opposte, costantemente, anca destra giù, approfondisci l'addome, scendi 1, scendi di più 2, scendi solo di più 3, adesso aggiungiamo ritmo, inspiro, twist, scendo 1, 2, 3, inspiro al centro e scendo 1, 2, 3, inspiro al centro, scendo 1, 2, 3, inspiro al centro, scendo 1, 2, 3 e fantastico. Avvicina una gamba all'altra, avvicinati al margine posteriore del mat, girati sul fianco destro e prepariamoci per side kick. Metto proprio il braccio destro flesso, ci appoggio la testa, gambe leggermente in avanti, quindi le sollevo entrambe, faccio fare un passo, i piedi sono flex e sistemo la posizione laterale neutra. Se non sapete di cosa si tratta, andate alla prima, seconda lezione dove viene spiegato. Double kick front, quindi stacco la gamba di pochi centimetri dall'altra in modo che il piede sia sulla stessa linea dell'anca. Do un doppio kick in avanti fino a circa, diciamo, l'orizzontale, se riesco ad andare oltre tanto meglio, fuori l'aria allunga la gamba dietro, in tutto ciò il tronco rimane fermo e ben piantato, mano sinistra a terra davanti all'ombelico, ma non andate a fare troppa grip sul pavimento, ok? Quindi doppio kick in avanti e fuori l'aria allungo la gamba dietro, double kick and back, double kick and back, forza ancora qualcuno, kick kick and back, kick kick and back, kick kick and back, kick kick and back, 2 volte ancora. Fantastico ragazzi, kick kick, questo era un esercizio nuovo. Lascio gamba su gamba, piedi flex. Immaginate di avere una tazzina di caffè sul tallone sinistro. Inspiro, spingo la tazzina in alto e fuori l'aria scendo 1, 2, 3. Inspiro, porto in alto la tazzina, scendo 1, 2, 3. Inspiro, sollevo, scendo 1, 2, 3, inspiro, sollevo, scendo 1, 2, aggiungiamo qualche movimento, inspiro su, vado in extra rotazione, scendo, strizzo forte i femori e chiudo, il sollevo, extra rotazione, scendo, strizzo forte femori e glutei, torno in parallelo, inspiro su, vado in rotazione, scendo, strizzo, chiudo, in, salgo, rotazione, stringi i talloni, stringi i polpacci, femori, glutei, fammi l'ultimo, inspiro su, vado in rotazione, fantastico, reverse ragazzi, vado subito in rotazione, alzo, torno in parallelo, scendo allungando, inspiro, apro, stacco, giro in parallelo e scendo, inspiro, apro, stacco, giro in parallelo, allungo e scendo, inspiro, apro, extra rotazione, sollevo, parallelo, scendo, l'ultimo, in, su, giro e scendo. Prepara entrambe le gambe in extra rotazione, se volete sollevare la testa ma mantenete una buona posizione neutra del corpo. Piede point della gamba sinistra, facciamo i cerchietti qui, vado ogni volta con il tallone a sfiorare, con il tallone sinistro a sfiorare il tallone destro, 10 cerchiolini in un senso, 10 nell'altro. Più siete stabili nella parte alta, più il movimento potrà essere rapido e controllato negli arti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambia giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allinea entrambe le gambe sulla linea del busto, giù la testa, sostieni la testa con il braccio, sul piano frontale apro e chiudo, separo e avvicino le gambe, prima lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, veloci, vai più veloce che puoi, conto lento ma vai velocissima con le gambe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ginocchia al petto, fantastico, vado dall'altra parte, voi giratevi sul vostro lato, sul vostro tappetino, mi metto da questa parte così vedete meglio. Ci sdraiamo sul fianco sinistro, braccio sinistro flesso, testa in appoggio sul braccio, la mano sinistra tira bene il collo. Anteponi di pochi gradi le gambe in avanti mantenendo i piedi flex. Sistema la posizione neutra, quindi spingi il costato in alto, mano destra circa davanti all'ombelico, appoggio leggero a terra. Fantastico, cominciamo a sollevare la gamba destra mantenendo il piede flex, diamo un doppio calcio in avanti, quando do il calcio in avanti con la gamba destra il gluteo destro deve rimanere lì, quindi viene, diciamo, deve spingere un pochino in avanti, in giù verso l'altro piede, diciamo, e indietro per evitare i compensi, allungo la gamba dietro senza muovere il tronco rimane allineato, fermo al centro, quindi inspiro double kick front, fuori l'aria, strizza forte il gluteo, mantieni il neutro, double kick front, and fuori, 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 vai con ritmo, kick, kick, and back, apri il petto, kick, kick, and back, kick, kick, and point, flex, and point, flex and point, ancora flex and point, flex, forza 2 ancora, kick, kick and back, kick, kick and back, piede su piede, gamba su gamba, 5 volte, inspiro, immagino di sollevare una tazzina sul lato esterno del tallone destro, mentre qui allungo la colonna, fuori l'aria, powerhouse al centro che lavora, inspiro, sollevo e cerca l'opposizione, allunga da una parte la colonna, la gamba dall'altra, inspiro, sollevo e fuori, 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 inspiro, sollevo e fuori, ancora uno, forza insieme, inspiro su e fuori, fuori, fuori. Inspiro come prima, sollevo, vado in rotazione, scende piano la gamba, strizzo tallone su tallone, polpaccio su polpaccio, femore su femore, i glutei stretti, torno in parallelo, inspiro, sollevo, giro, fuori l'aria, inspiro su, bene il resto del corpo, lungo il collo, forza, inspiro, spingo in alto la tazzina, vado in extra rotazione, sento glutei, interno coscia, tutti gli arti inferiori lavorare, ancora uno, inspiro su, extra ruoto, giro e su, extra ruoto subito, quindi giro la punta del piede destro verso l'alto, in realtà è tutta l'anca che è in extra rotazione, senza andare indietro con il bacino, solleva la gamba, torna in parallelo, allunga dal tallone mentre allunghi la colonna nella direzione opposta, inspiro, giro la punta in su dall'anca, solleva, parallelo, fuori l'aria, fuori, 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 allungati e approfondisci il lavoro della powerhouse. Inspiro 3 e fuori, 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 fuori. Inspiro 4 e fuori, 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 fuori. Forza, ancora 1, inspiro 5, solleva. Poni in parallelo, allungati, 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 extra ruota entrambe le gambe, quindi l'avampiede del piede di sotto è puntato, piede point della gamba destra, sfiorando con il tallone destro il tallone sinistro, con ritmo eseguo 10 cerchietti dall'anca e 10 cerchietti reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allunga il collo, cambia giro, glutei contratti, 1, 2, 3, 4, 5, respira profondamente, 7, 8, 9, 10, piede flesso su piede flesso e porta le gambe in linea, solleva le gambe dal suolo di qualche centimetro, mantieni il piede flesso. Comincia a fare apro e chiudo con entrambe le gambe, lentamente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, voilà, 3, 2, ora veloce vai, 1, 2, fai il piede point, 3, 4, i tempi li conto lenti, vai veloce con le gambe, 5, 4, 3, 2, 1, ginocchia al petto. Con la mano destra mi aiuto a salire e mi risistemo supina, pancia in su. Benissimo ragazzi, braccia lungo i fianchi, gambe separate, spingo il bacino in alto nella posizione di bridge e scendo, inspiro, sollevo 2 e scendo, inspiro, sollevo 3 e scendo, inspiro, sollevo 4 e scendo, inspiro, sollevo 5, resto su ed eseguo 10 bounce verso l'alto dei glutei, mantenendo la schiena in una buona posizione, quindi pube leggermente verso il processo dello sterno e spingo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e scendo, avvicino i piedi, gli alluci si sfiorano, i malleoli non si toccano, le ginocchia si sfiorano, 5 volte spingo in alto il bacino, fate attenzione se sentite fastidio alla schiena, fermatevi, inspiro, sollevo 2 e scendo, inspiro, sollevo 3 e scendo, inspiro, sollevo 4 e scendo al quinto, resto su, bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo, allontana di 1 centimetro i piedi tra di loro, quindi di poco cambia questa posizione, spingi il bacino in alto e prepara la gamba destra sulla verticale, questa volta sali e scendi con il bacino 5 volte, 1, pari il bacino, 2, 3, 4, al 5 resto, 10 bounce in alto, 1, 2, 3, 4, 5, solida la schiena, 6, 7, 8, 9, 10 e scendo. Ripreparo la posizione, piedi vicini ma non incollati, spingi in alto il bacino, stendi la gamba sinistra sulla verticale, sali e scendi 5 volte con il bacino che resta sull'orizzontale, 1, le braccia premono in giù, 2, 3, 4, resto su, bounce dal gluteo destro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo, porta entrambe le ginocchia al petto, dondola un po' a destra e un po' a sinistra con le gambe e lascio a terra i piedi. Mi preparo con le gambe vicine, ok, che si sfiorano, la gamba destra tesa, ok, a 45 gradi, le ginocchia sono, se buttate l'occhio, proprio alla stessa altezza, i femori sono paralleli, semplicemente stendo la gamba destra, braccia parallele alla gamba, inspira e nel fuori l'aria prova a metterti seduta, io seduto, inspiro e fuori l'aria, scendo piano, ancora una volta, inspira, fuori l'aria, sali, su, 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 e fuori l'aria, scendo, terza e ultima ripetizione, vai, fuori, 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 inspiro, forte la gamba, e fuori l'aria, scendo e fletto il ginocchio, prepara la gamba sinistra distesa, femori paralleli, ginocchia stessa altezza, braccia protesa 45 gradi in avanti, respira e fuori l'aria, sali, allungati bene, colonna allungata, inspira e fuori l'aria, scendo, 2 volte ancora, forza e fuori, 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 ancora una volta, inspiro e fuori l'aria, sali, inspiro e fuori l'aria, scendo, piego, mi metto tutto su un lato del mat, apro la posizione per girarmi sul fianco, ho tenuto il kickback solo perché abbiamo introdotto il teaser e quindi arrotondato parecchio la colonna e quindi andiamo a compensare con il movimento opposto, siamo sui gomiti abbastanza avanti, quindi il gomito è più avanti rispetto alla linea della spalla, pancia scavata, quindi powerhouse attiva, respingete con i gomiti e l'avambraccio il suolo, avvicina le gambe fino a toccarle e sollevale di pochi centimetri, 3 volte calcio con il tallone sinistro, il gluteo sinistro, 1, 2, 3, inspiro, allungo le gambe da una parte, la colonna dall'altra e fuori, 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 cambio gamba, 3 volte kick inspirando e fuori, 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 posizione, gamba sinistra, 3 volte kick, 1, 2, 3, fuori, fuori l'aria bene, inspiro, gamba destra, kick, 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 inspiro e fuori, 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 inspiro e fuori, 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 inspiro e fuori, 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 inspiro e fuori, fuori, tieni la powerhouse, ultimo a sinistra, forza, forza, respingi il suolo con le braccia, fantastico ragazzi, e mi giro pancia in su di nuovo. Porto le ginocchia al petto, mani sotto alle ginocchia, sollevati con la testa e con le spalle, sali seduto. Vai un filino in avanti per desil, staccati con i piedi dal suolo, equilibrio sui glutei, mani a preghiera, fai scendere le mani sotto i piedi, separa le mani, prendi l'esterno della caviglia. Stringi tra di loro gambe e braccia e dalle anche esegui 3 movimenti di battuta dei piedi, esegui un rolling sulla schiena, torna in balance 3 volte, 1, 2, 3 con ritmo, dondolo e su, 1, 2, 3, dondolo e su, aggiungo 3 battute quando sono nella posizione opposta a questa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre dalle anche il movimento, mantengo, continua con il ritmo, mantengo la tensione braccio-gamba, 1, 2, 3, fatemi l'ultimo, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e stop, mi giro ripartiamo, vi ricordate, direttamente dalla panca frontale, quindi mettetevi in quadrupedia piuttosto in avanti sul tappetino, mettete la schiena bene diritta, respingete il suolo, stendi una gamba, stendi l'altra, questa volta unite, strizza forte i femori e i glutei, respingi bene il suolo per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abbasso un ginocchio, abbasso l'altro, mi siedo sui talloni e mi distendo. Lo ripetiamo, posizione, respingi il suolo con le braccia e con le scapole, stendi una gamba, stendi l'altra, strizza femori, glutei, addome, schiena sull'orizzontale, leggermente retroverso il bacino e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù un ginocchio, giù l'altro, mi siedo sui talloni e mi distendo. Un bel respiro, pronti per l'ultimo, stendi la gamba, stendi l'altra, posizione 10, 9, 8, non inarcare la schiena, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alza questa volta il bacino al soffitto, cammina in avanti con i piedi, appoggiati bene con i piedi e le gambe piegate, lascia il busto giù, snocciolo la schiena per salire, lentamente, l'ultima a salire la testa, fate un bel respiro verso l'alto, io non posso portare le braccia, sono in mansarda, inspira e fuori l'aria, scendi dall'alto verso il basso, la testa, il collo, è una discesa attiva, malgrado la gravità ci farebbe scendere senza alcun coinvolgimento muscolare, solo per effetto della gravità. Risali, pensa proprio che sia la powerhouse dal basso verso l'alto che rimette una sopra l'altra le vertebre. Ultima volta ragazzi, inspiro, mi allungo in alto il più possibile e fuori l'aria giù, testa, spalle, scendi, lascia morbide le ginocchia se non riesci a mantenerle distese, non toccare terra, resta penzoloni con le braccia, inspira, powerhouse dal basso verso l'alto, fai lavorare la powerhouse per ritornare bene diritto, fantastico, rimango con i piedi un po' più vicini, valuto la mia postura, come mi sento, voi rimanete, come vi sentite, avete fatto un bel lavoro sulla muscolatura profonda del corpo e quindi assolutamente migliorata la postura in generale, cioè come vi sentite, sentite sicuramente l'appoggio dei piedi un po' differente e la capacità di stare diritti con più facilità. Sono felice che siate arrivati fino a qui alla sesta lezione di Pilates, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, gentilmente lasciatemi un commento, un mi piace e ci vediamo con la prossima lezione. Sapete che potete aggiungere a questa lezione, avete visto oggi 43 minuti, quindi se abbiamo fatto tutti gli esercizi diciamo più rapidamente, così potete aggiungere un video modulare, potete scegliere fra braccia, addome, equilibrio, propriocettività, così finalizzate la vostra lezione a seconda dei vostri bisogni. Un bacio!